Ciao, sono Marco Valerodicci, creatore del modello di Cult Yourself Coaching per aiutare le persone a uscire dalle ipnosi collettive. Oggi ho già fatto un video, però è talmente bello questo tramonto qui sul Golfo di Sorrento che ho voluto fare un breve video ulteriore sul concetto di bellezza. La maggior parte delle persone, mi sono reso conto lavorando con veramente migliaia e migliaia di persone nell'arco di questi oltre 18 anni, tendono a perdere di vista ciò che è veramente bello o soprattutto a non goderne, semplicemente presi dalla quantità di cose che la vita quotidiana propone loro. Tutti devo, tutte quelle cose che devi fare, devi lavorare, devi correre, devi dimostrare, devi essere meglio, devi essere, devi fare, devi apparire. E sono cose che fanno perdere contatto con la realtà. E non è utile, soprattutto non è efficace per vivere una vita all'insegna della bellezza, all'insegna proprio del bello, del godimento di ciò che si sta vivendo. E allora semplicemente voglio farti riflettere su questo. Quali sono tutti i devo che ti ritrovi a vivere nell'arco della tua giornata, della tua vita e che ti fanno perdere il contatto con quanto di meraviglioso ti accade intorno? Io non lo so, magari sono tanti, magari sono pochi, ma ti invito a fare un esercizio semplice, breve, ma molto molto efficace. A fine giornata, per i prossimi 21 giorni, scrivi almeno 10 cose, 10 eventi, 10 situazioni, 10 aspetti della vita che hai notato nell'arco di quella giornata che ti hanno fatto vivere una sensazione di gioia, di amore o di felicità. Fallo per 21 giorni consecutivi. Noterai dei cambiamenti incredibili nell'arco della tua vita. Questo, tra l'altro, è un esercizio che io do praticamente a tutti i miei coach nell'ambito del life coaching. E allora te lo regalo, ti auguro di fare una riflessione importante per goderti appieno la tua vita. Ti saluto dal Golfo di Sorrento. Mi hanno confermato che è il Golfo di Sorrento, questo per fare riferimento a quanto ti avevo detto prima. Ciao, da Marco Valerodicci.